Ennesima protesta dei detenuti nella notte nel carcere di Santa Maria Maggiore all'indomani del secondo suicidio avvenuto in meno di 3 settimane. A togliersi la vita impiccandosi Alexandru Gnanosi Dimitrova, il 36enne rumeno che lo scorso settembre aveva massacrato la moglie Lilia Patrianel, 45enne moldava, con oltre 80 coltellate nella loro casa di via Mantegna a Spinea e che già mesi fa aveva tentato di uccidersi infilandosi il manico di una scopa nell'occhio. Una situazione, quella all'interno del carcere, sempre più fuori controllo, come denunciano ormai da troppo tempo i vari sindacati, e che mette a dura prova il poco personale di polizia penitenziaria in servizio. Il personale della polizia penitenziaria ormai è sotto stress completo. Oltre alla gravissima carenza di personale, stiamo parlando di 222 detenuti presenti e scarsi 70 agenti di polizia penitenziaria, vuol dire che il rapporto ormai è diventato fuori misura. Allora chiediamo che si apra un tavolo politico nella città di Venezia, perché la politica se ne deve prendere carico. Noi non possiamo lasciare ai margini, perché dentro quel carcere c'è la vita anche delle persone. Ecco, noi non possiamo abbandonarli in questo momento e dobbiamo in tutti i modi cercare di essere vicino a quelle persone che stanno soffrendo, in particolar modo la polizia penitenziaria e i detenuti a loro volta, perché non c'è un sistema in qualche modo che educa quelle persone a una vita migliore. Lo scorso 6 giugno a togliersi la vita in carcere era stato Bassem Degaci, il 39enne, al quale era stata revocata la semilibertà all'indomani del blitz dei carabinieri in via Piave a Mestre, per una misura cautelare in carcere disposta in merito a reati commessi nel 2018. Bassem, che stava cercando di ricostruirsi una vita anche lavorando, non ha retto all'idea di dover restare in carcere e, dopo aver telefonato alla moglie disperato, si è tolto la vita. Ieri pomeriggio però il Tribunale del Riesame di Venezia ha annullato proprio quell'ordinanza, restituendo la libertà a 3 spacciatori. Con tutta probabilità anche per Degaci sarebbe andata allo stesso modo. Ormai è troppo tardi.